Ma guardi, io credo che nel momento in cui si sostiene da parte del Presidente del Consiglio che il referendum, il successo del referendum è la condizione della stabilità nel nostro paese, è chiaro che da più parti si auspica la stabilità nel nostro paese. Anch'io auspico la stabilità nel nostro paese. Solo che vorrei chiarire a tutti i nostri interlocutori ciò che forse Renzi non spiega, cioè che il referendum non ha nulla a che vedere con la stabilità del paese. Questo è il punto. È stato il Presidente del Consiglio che all'inizio ha detto se non vince il sì io mi dimetto, ma poi lui stesso ha detto che era un errore. Ora ho l'impressione che si persista in un errore, diciamo, che è Da parte stato di chi? riconosciuto da parte del Presidente del Consiglio, perché io non credo che il Presidente degli Stati Uniti abbia studiato la riforma costituzionale italiana, abbia studiato i 47 articoli e abbia voluto esprimere un giudizio di merito, evidentemente è un giudizio politico, diciamo, che ripeto, comprendo le ragioni per le quali il Presidente degli Stati Uniti, così come i socialisti europei, diciamo, sono preoccupati della stabilità del nostro paese, ma il referendum non riguarda la stabilità del nostro paese, riguarda alcune delicate regole della nostra Costituzione A e proposito quindi della nostra democrazia che come tali non possono che riguardare in modo esclusivo la sovranità e il diritto degli italiani.